Ciao, sono Celeste. Questa è la mia storia. È una storia interattiva. Alla fine di ogni episodio aiuterete me e i miei amici a prendere delle decisioni. Se questi video ti piacciono, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere tutti i prossimi episodi. Forse è meglio dividersi. Io potrei andare al canile e voi alla festa. Che ne dite? Va bene, sbrighiamoci. Buonasera, stiamo cercando la sorella di Celeste. È per caso venuta alla festa? No, l'aspettavamo, ma non è venuta. Perché? No, niente, la ringrazio. Spero che Celeste sia stata più fortunata. Camilla, che ci fai qui? Ciao Celeste, mi sono addormentata. Lo sai che la mamma è molto preoccupata? Lo so, ma non posso lasciare questi cuccioli da soli. Lo sai che non puoi stare qui? Perché non sei andata a scuola? Lo so, sarei dovuta andare a scuola, ma questi poveri cuccioli rischiano di fare una brutta fine. Tu lo sai che vengo spesso a fare volontariato qui. Qualche mese fa, mentre davo da mangiare ad un cucciolo, ho ascoltato una conversazione tra i due signori che gestiscono il canile. Dicevano che mancano i soldi, che sono stufi di fare tutto da soli e che il canile rischia la chiusura alla fine di questo mese. Nessuno viene a fare volontariato, manca il cibo. Se il canile chiude, che fine faranno questi poveri cuccioli? Non voglio pensarci. Per questo sei venuta qui e hai saltato la scuola? Sì. Adesso capisco. Camilla, la scuola è importante, non devi più mancare. Però forse possiamo fare qualcosa per aiutare questi poveri cuccioli. Manca solo una settimana alla fine del mese, dobbiamo fare qualcosa alla svelta. Adesso andiamo a casa. Chiamo Luca per avvertirlo. Cosa possiamo fare per aiutare il canile? Potremmo fare anche noi volontariato. Non basta, abbiamo solo una settimana. Potremmo organizzare una festa per raccogliere dei fondi. Che bella idea! Potremmo invitare tutti i ragazzi della scuola. Possiamo organizzarla qui a casa dei miei, in giardino. Ma abbiamo bisogno di cibo e di tutto quello che serve per una festa. I miei amici hanno una band, potrebbero suonare. Molto bene. Chiediamo ai negozianti se vogliono aiutarci. Bella idea, mettiamoci all'opera. I preparativi stanno andando bene. I negozianti sono stati molto gentili. Ci hanno dato cibo e attrezzature. Tutto quello che ci serve. La festa ci sarà domani. Dobbiamo iniziare a preparare il giardino. Scusate, quale festa? Stiamo organizzando una festa per una raccolta fondi per il canile. Non voglio nessuna festa. Sarà per una buona causa. Speriamo che non crei problemi. Ragazzi, grazie di essere venuti.
In questa cassetta stiamo raccogliendo tutti i soldi che andranno al canile. Che bella iniziativa! Siamo molto contenti di partecipare. Lo sapevo che avrebbero fatto un rumore insopportabile. Dovrebbero ripagarmi per tutto questo fastidio. La festa sta andando benissimo, meglio del previsto. Ragazzi, grazie per l'aiuto che ci state dando. Gestisco il canile da un anno. Le cose non vanno molto bene. Stavo pensando. Con i soldi raccolti forse potremmo comprare dei biglietti della lotteria o scommettere sulle partite di calcio. Io sono un esperto. Potremmo vincere molti più soldi. Non mi sembra proprio una buona idea. I cuccioli hanno bisogno di cibo adesso. Non possiamo rischiare di perdere tutto. Come volete, dicevo, tanto per dire. La festa sta quasi per finire. Vediamo quanto abbiamo raccolto. Sono tanti soldi. I cuccioli staranno bene per tanto tempo. Che bello! Ragazzi, venite, ci sono i fuochi d'artificio. Che bella serata. Grazie Luca per l'aiuto. Figurati, mi fa piacere. Ragazzi, correte presto. Che succede? I soldi sono scomparsi. No. Chi può essere stato? Ho dei sospetti sul gestore del canile. Ha detto di essere esperto di scommesse e di voler usare i soldi raccolti per questo. Potrebbe essere stato anche il vicino. Questa sera ci stava guardando e si lamentava. Now it's up to you. This is an interactive story. You decide how it goes on. Choose who you think stole the money, whether the kennel manager to play football bets or the neighbor because he was annoyed by the noise. Write it in the comments. See you at the next episode. If you like this story, subscribe to the channel to not miss the next episodes.